Benvenuti nel Musa, Museo Archeologico di Alghero. Io sono Federico e insieme a Luca vi presenterò il museo con la sua collezione. Qui sono custoditi i reperti che raccontano la memoria storica della città, che sono stati ritrovati in scavi urbani o fuori dal centro abitato. La collezione conserva le testimonianze degli antichi abitanti di Alghero, dal Neolitico sino al Medioevo, e offre la possibilità di conoscere siti archeologici che non sono aperti al pubblico. Il museo si sviluppa in due piani ed è diviso in tre sezioni tematiche, organizzate secondo un ordine cronologico. La prima è dedicata al mare e tratta il rapporto fra la zona algherese e il Mediterraneo. Il mare ha avuto da sempre un ruolo importante nella storia della città, come risorse economiche e gli scambi commerciali, come punto di incontro di culture diverse, ma anche come luogo ricco di insidi e pericoli. La seconda sezione del Musa è quella dei modi di abitare, dove gli oggetti raccontano le abitudini e la quotidianità di persone vissute nello stesso luogo ma in tempi differenti. Qui sono custoditi i reperti più antichi del museo. Provengono dalle grotte marine lungo la costa, come la Grotta Verde, che ha ospitato i primi insediamenti umani nel territorio. La terza e ultima sezione del museo è quella che ci piace di più. Dedicata al mondo del sacro e della morte, le sue sale ricreano l'atmosfera e il fascino dei luoghi di sepoltura in cui sono stati ritrovati i reperti esposti. I riti sacri e il culto dei morti caratterizzano la cultura umana fin dalle civiltà più antiche e ci danno informazioni preziosissime su chi ha vissuto prima di noi. Adesso invece ci spostiamo al Museo del Corallo. Margherita. Io sono Ginevra. E oggi vi guideremo in questa visita speciale del Museo del Corallo di Alghero. Il Museo del Corallo di Alghero si trova all'interno della Villa Costantino, una villa in pieno stile Liberty, edificata nel 1927. Notiamo lo stile della villa dagli elementi architettonici ed arredo, che sono rimasti quelli originali. Il corallo ad Alghero è estremamente importante, tanto da essere raffigurato nello stemma della città. L'oro rosso ha sempre fatto parte della quotidianità degli algheresi, infatti ha contribuito ad arricchire la città dal punto di vista economico ed ha creato delle figure artistiche molto importanti per la città. Inoltre è un elemento che fa parte della tradizione popolare, al quale si collegano delle credenze apotropaiche. Il corallo è quindi così importante ad Alghero, tanto da dedicargli un museo. Eccoci qui nella prima sala in cui vi parlerò dell'aspetto biologico del corallo. Il corallo è un animale marino molto presente nel Golfo di Alghero. Il corallo si nutre di fitoplancton, frammenti crostacei e di uova di invertebrati. Vive in un ambiente marino che ha un tasso di salinità molto alto, in acque calme e limpide. Il primo attrezzo documentato che è stato utilizzato per la pesca è appunto la croce di Sant'Andrea, composta da due assi di legno e appesantite per permettere di raggiungere meglio le profondità. Poi venne perfezionato con ingegno. C'è da dire che ora c'è molta più attenzione verso l'ambiente, infatti queste pratiche non vengono più utilizzate. Si pratica invece la pesca con la picozza. Come dicevamo prima, il corallo è sempre stato pescato, ma solo negli anni 50 è stata istituita la scuola del corallo. Questa è una delle prime opere degli studenti. Il tema della scacchiera è in chiave primitivista regionalista. I pezzi, infatti, si ispirano alla protostoria sarda. Qui, infatti, vediamo dei nuraghi, dei bronzetti nuragici e delle dee madri. Il
qualche anno il Comune di Alghero ha istituito il marchio di qualità Corallium Rubrum, che certifica e garantisce l'unicità del prodotto. L'ultima sala è dedicata a Raffaele Foddai, che è stata appunto una figura molto importante per Alghero. Era un abile artigiano innamorato del mare e un professionista nella pesca a picozza. Le sue opere hanno forme ispirate alle creature del mare e il corallo spesso viene esposto nella sua forma originale senza essere elaborato, perché lui vedeva già un'opera d'arte nella natura. Siamo giunti alla conclusione di questa visita e speriamo di avervi appassionato. Ciao, ci vediamo presto!